Con piacere torno indietro nel tempo, perché la sera della presentazione il primo ad essere intervistato fu il grandissimo direttore Francesco Vitaiore, e rimasi sorpreso, incantato dai cori davvero di incitamento al ricordo di un grandissimo attaccante. Si inaugurava la stagione, il bilancio, Francesco, hai centrato tutte le promesse di quella famosa sera. E le promesse, caro Male, non le ha fatte prima a te, le ha fatte prima a questo signore che adesso lo sta intervistando, che gli disse: caro Francesco, quota 99, Toro del Greco ti aspetta, solo tu ci puoi aiutare. E lui non si è tirato indietro quando quel giorno ha portato a Toro del Greco, il primo 27 luglio, primo agosto, il titolo del Milano, diventata poi Turris per tutti. E adesso 7 mesi qua e qua, insieme a noi, ha fatto la 100ª presenza, ha vinto un campionato. E quindi io adesso non devo dire niente più, lascio la parola a lui. Avete detto tutto. Un'annata entusiasmante, un'annata come l'avevamo preventivata, un'annata soprattutto che ha dato tantissime emozioni alla città di Torre del Greco, che le merita in pieno. Le serate come stasera sono quelle che ti emozionano, che ti danno voglia di fare calcio, perché purtroppo il calcio senza emozioni non vale la pena farlo. Quindi sono felicissimo, sono contentissimo e ringrazio tutti quelli che ci hanno sostenuto in questa avventura. Però fatemi fare un ringraziamento particolare a quelli che sono stati i miei tre factotum, i miei tre che a parte della dirigenza hanno con me condiviso questa annata, cioè Raffaele Romano, Gaetano Marrazza e Dario Colombo. Con questo chiudo veramente l'annata, perché la Turris è stata fatta grazie a loro. Noi l'abbiamo fatta grazie a lui, quindi i ringraziamenti sono gli stessi, Mario. È stato un piacere conoscere te, è stato un piacere alla fine di quest'anno avere tutta questa gente dietro. Adesso però viene il bello, questa città noi la conosciamo bene. La Turris è tornata in Serie D, deve essere un punto di partenza, ma dobbiamo stare tutti calmi, tranquilli, ci sarà da lavorare, ci saranno i momenti difficili. E dobbiamo fare in modo che questo entusiasmo non si disperda, cercando di stare tutti attorno a quella maglia rossa. Ciao, grazie a tutti.